Ciao a tutti, bentornati in una nuova ricetta. Oggi ho deciso di preparare il pollo alla cacciatora. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorreranno. Ovviamente la materia principale che è il pollo, io l'ho già trovato bello tagliato, altrimenti voi potete prendere anche un pollo intero se siete bravi e tagliarlo voi. Poi faremo sempre una base, ovviamente con un soffritto di olio, aglio, rosmarino, se ce l'avete anche della salvia, ovviamente sono meglio freschi, come dico sempre. Se volete il sapore un pochino più deciso, anche il peperoncino, io non lo metto perché lo farò mangiare anche alla bimba. Poi andremo a sfumare con del vino bianco classico e poi facciamo quindi il pollo alla cacciatora, useremo anche della passata di pomodoro e le olive. Io ho già messo a scaldare l'olio con l'aglio e il rosmarino. Come potete sentire, sta già sfrigolando, quindi vado ad aggiungere il pollo. Ok, scusate se ogni tanto magari mi fermo bruscamente, ma la bimba ogni tanto viene qua. Adesso facciamo fare quindi una prima rosolatura, poi andremo a sfumare con il vino. Allora, io non vi ho dato le dosi. Ok, come voleva si dimostrare, stavo dicendo che faccio fare quindi una prima rosolatura e poi andremo a sfumare con il vino bianco. Ah, ecco, mi è venuto in mente. Indicativamente vi dico la dose che sto usando di pollo. Praticamente erano due vaschette da 6 etti e qualcosa, quindi comunque 1,2 kg e 1,3 kg, così vi regolate, quindi sarà una cena abbondante. E sicuramente anche un pranzo del giorno dopo, perché noi siamo ovviamente 2,5. Allora, prima di andare a sfumare col vino bianco, io do intanto una leggera salata al pollo, perché poi lo gireremo, senza esagerare troppo, perché poi metteremo il sale anche nel pomodoro, nel sugo. Un po' di pepe, che qua sempre a vostro gusto. Stava molto bene il peperoncino, ma vi ripeto, io ho paura che mi viene piccante, perché già l'altra volta solo con uno le rosticciane era un po' piccantino, quindi non voglio rischiare questa volta per la bimba. Diamo una girata. Ok. Io ho messo su una fiamma medio vivace, poi dopo ovviamente lo andremo a abbassare. Prendo il vino bianco, ecco, vado a versarlo così proprio a occhio, comunque circa mezzo bicchiere. Adesso semplicemente lasciamo sfumare il vino. Intanto colgo un'occasione per parlarvi di questa pentola che avete già visto, penso, in un video haul. E devo dire che l'ho già provata con diverse ricette e mi sto trovando veramente bene, quindi sì, è stato veramente un bel acquisto e soprattutto per 17 euro devo dire che ci sta veramente tutto. Spero di tornare presto, prenderò qualcos'altro se l'offerta ci sarà ancora, perché comunque la trovo abbastanza valida. Poi vedremo nel tempo la durata, però comunque come cottura diciamo sì, molto molto bene. Eccoci qua, io l'ho fatto rosolare un bel po', diciamo che adesso al naso non sento più il vino, quindi vado ad aggiungere la pasta di pomodoro. Andrò a mettere praticamente questa quantità qua, è mezzo barattolo, e ci andrò a mettere anche un pochino di acqua calda così non fermiamo la cottura. Adesso ripulisco il vasetto come al solito. Eccomi, ho aggiunto anche il mio solito goccettino di concentrato. Adesso diamo una mescolata. Andiamo quindi a sistemare ancora un po' di sale e pepe per insaporire anche il nostro pomodoro e facciamo cuocere per circa un'oretta. A fiamma ovviamente bassa, perché dobbiamo avere una cottura tranquilla. Se vogliamo possiamo mettere anche il coperchio, lasciando magari un pochino aperto per lo sfiato, e di tanto in tanto veniamo a girarlo, così intanto controlliamo anche la cottura. Tanto
Poi le olive le andremo ad aggiungere sempre verso la fine della cottura. E nulla, andiamo avanti, ci vediamo più tardi con, diciamo, quasi a fine cottura. Eccoci qua, è trascorso praticamente un'ora, sì, un'ora e un quarto da che vi ho lasciato, diciamo. E questo è il risultato finale. Poco prima di spengere il fuoco ho aggiunto le olive, ho assaggiato un pezzettino di pollo per vedere se era cotto e se appunto era giusto di sale. Io sono a posto così. Io andrò a accompagnarlo sempre con la classica polenta, per questo diciamo ho tenuto un pochino di sugo. Si può preparare in anticipo, infatti io l'ho preparato ora che sono... Quando l'ho messo su praticamente era l'una, adesso sono le due, così stasera basta che lo riscaldo, mi posso dedicare alla polenta, anche se di fatto la polenta me la fa il cuoco, quindi in realtà praticamente la cena è pronta. Niente. Casomai mi metto una foto con, insomma, l'impiattamento, perché adesso appunto l'ho preparato in anticipo, lo lascio qua, vado a chiudere con il coperchio e niente, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!